Donato Bramante nasce a Monte Asdrovaldo, oggi Fermignano, nel 1444, quasi 40 anni prima di Raffaello. Il irrequieto figlio di contadini lascia presto i campi per la vicina Urbino. In quella straordinaria città in forma di palazzo, che Federico da Montefeltro stava allora edificando, si ritrovano e si succedono artisti come Luciano Laurana, Leon Battista Alberti, Francesco Di Giorgio Martini, Piero Della Francesca, Sandro Botticelli, per non dire di altri minori, fra i quali Giovanni Santi, padre di Raffaello. Non ci sono documenti certi che provino l'attività del giovane Bramante in Urbino, ma Saba da Castiglione, nel 1459, afferma che egli fu valente pittore come discepolo del Mantegna e gran prospettivo come creato da Piero di Borgo, cioè della Francesca. Di quel periodo sanno di lui soltanto le tavolette del Museo di Perugia, nelle quali rivela il primo interesse per l'architettura. La lezione di Piero della Francesca si risolve intanto nelle decorazioni del Palazzo d'Urbino in un carattere scenografico tutto teatrale delle prospettive, nelle intarsie dei mobili e delle porte. Prove certe che sia stato Bramante a disegnare i cartoni di queste mirabili tarsie dello studiolo del Duca non ce ne sono, ma non ce ne sono neanche per negarlo. Del soffitto a cassettoni e del fascione azzurro e oro col nome Ommotti si ricorderà quasi un secolo dopo Vincenzo Gonzaga per le sale di Mantova, nelle quali sfogava la sua mania di grandezza. Fra il 1471 e il 1481, Bramante, lasciata Urbino, sale a nord. Condottosi in Lombardia, scrive il Vasari, andava ora in questa, ora in quella città e, deliberatosi di vedere almeno qualche cosa notabile, si trasferì a Milano per vedere il Duomo. Tra le sue opere di questo tempo, tutte di attribuzione discussa, è il progetto, e forse in parte l'esecuzione,
della ricostruzione di Santa Maria delle Grazie voluta da Ludovico il Moro. Alla vigilia dell'anno santo 1500, Bramante è a Roma. Dipinge a San Giovanni il Laterano un'arme di Papa Borgia andata distrutta. Ma la sua attività principale, approfittando di pochi soldi messi da parte, è lo studiare i resti degli antichi monumenti, dai quali trarrà la lezione per attuare la sua grande maniera. Originale interpretazione dell'arte antica, specie nel risolvere il problema dei caratteri spaziali. Conosce intanto il cardinal Caraffa, che gli commissiona il convento e il chiostro della pace. Questo è oggi tappa obbligata per gli studenti e gli studiosi di storia dell'architettura, specie per la rivoluzione apportata alla tradizionale sequenza degli ordini. Ma la sua semplice e armonica bellezza è di una classicità eternamente valida. Costruisce poi, su commissione dei sovrani spagnoli, il tempietto di San Pietro a Montorio. Uno studioso moderno del Bramante, il Bruschi, scrive che con questo si attua una scena che ben si adatta a significare l'idea della città resa perfetta e divina dall'azione della Chiesa. È un'idea questa cara a Giulio II, appena asceso al trono pontificio, ma Bramante forse ancora l'ignorava. Riprende nelle decorazioni del tempietto il motivo della conchiglia già usato ad Urbino. Come nella pala di Brera di Piero della Francesca, ne farà elemento dominante per il nuovo coro di Santa Maria del Popolo. La grande maniera coincide col pontificato di Giulio II, uomo dalle geniali intuizioni e nel quale, scrive il pastor, tutto sorpassa la misura ordinaria. Infatti vorrà prima Bramante come suo architetto, poi imporrà allo scultore Michelangelo di farsi pittore per la Sistina. Affiderà infine al 25enne Raffaello la decorazione delle sue stanze. Raffaello era nato ad Urbino, vuole il Vasari, proprio il Venerdì Santo del 1483. Il padre lo mise ancora bambino a macinar colori e gli insegnò i primi rudimenti del disegno. Poiché crescendo il ragazzo dimostrava un vero talento, Giovanni Santi, cosciente dei propri limiti, lo accompagnò a Perugia e pregò Pietro Vannucci, il perugino, di prenderlo con sé a bottega. Prestissimo, egli dimostrò un'eccezionale sicurezza di mano, come provano questi disegni e il ritratto del maestro, che è del 1495. Discutibile, quindi, la supposizione avanzata, anche da illustri critici, che l'adolescente abbia dipinto tutta o in parte questa predella della Madonna di Fano che la bottega di Pietro Vannucci eseguì nel 1497. L'esame dei particolari rivela incertezze e goffaggini che non possono essere di Raffaello. Ecco infatti un cartone da lui disegnato per il pinturicchio che doveva affrescare la libreria Piccolomini del Duomo di Siena. Ecco la pala degli Oddi, oggi alla Pinacoteca Vaticana. Thank you.
Non v'è dubbio che Raffaello sia ormai padrone dei modi tradizionali della pittura umbra. Lo dimostrano tanto il quadro che la predella nella quale, con ben altra cura e bravura, sono ripresi i temi di quella di Fano. Forse con il Perugino, forse da solo, si trasferisce quindi a Firenze. Qui vide e ne serbò memoria i cartoni leonardeschi della battaglia d'Anghiari e quelli di Michelangelo della battaglia di Cascina. Ma intanto, ispirandosi al quadro del suo maestro oggi a Caen, dipinse lo sposalizio della Vergine che si trova a Brera. Per la prima volta, presumibilmente, firma l'opera sua. Nello stesso 1504 conduce a termine la Madonna detta del Granduca. Il Bracciolini gli suggerì il tema per il sogno del cavaliere e le tre grazie. Tornò frattanto più volte ad Urbino per faccende familiari. Il padre era morto. E forse dipinse i ritratti di Elisabetta Gonzaga e del marito Guidobaldo da Montefeltro. Ritorna a Firenze stabilmente. Il suo nome va acquistando fama e le commesse aumentano. Nel ritratto di Giovinetto con la mela si è voluto identificare Francesco Maria della Rovere. Questo disegno suggerì forse a Longhi che il quadro, come si vede nella fotografia, fosse stato manomesso. La radiografia gli diede ragione. Ed ecco la dama con Leocorno, della Galleria Borghese, restituita alla sua bellezza originale. Anche il 1505 è un anno di gran lavoro per l'Urbinate. Comincia un San Michele e il Drago, ora al Louvre, e due versioni del San Giorgio. Numerose sono le Madonne richiestegli. La più nota fra queste, ora collocata nella sala dedicatagli agli Uffizi, è quella detta del Cardellino. La borghesia fiorentina vuole ritratti. Agnolo Doni e la moglie Maddalena Strozzi ostentano i loro gioielli. Quest'ignota, neanche sul punto di divenir madre, rinuncia a farsi ritrarre. Ed ecco il suo autoritratto. Le Madonne che continua a dipingere
rivelano una sempre maggiore perfezione formale, ma scarsa ispirazione mistica. Ciò malgrado, Atalanta Baglioni gli chiede una deposizione. Forse non conobbe il sarcofago del trasporto di Meleagro. Conosceva però la deposizione del Perugino ed è con lui che vuole misurarsi. Ha 22 anni e si può ben dire che per la classicità dell'impostazione, la drammaticità concentrata nel volto del Cristo e in quello della Madonna, egli abbia già raggiunto la sua grande maniera. Nella predella le virtù teologali. Alla Madonna Canigiani segue uno dei più bei ritratti, la muta di Urbino dalle splendide mani leonardesche. La complessa Madonna del Baldacchino, che è nell'angolo di una sala di Palazzo Pitti, è forse l'ultimo quadro da lui dipinto a Firenze. Lo chiamava a Roma, dietro suggerimento del Bramante, Giulio II, per affrescare le sue stanze. Si affacciavano, quelle stanze, sul cortile del Belvedere, iniziato dal Bramante 3 anni prima. Non era certo come appare oggi. Si spingeva, con giardini e teatro all'aperto, per oltre 300 metri. La chiocciola, di cui vediamo l'esterno, doveva portare dal giardino alla palazzina di Innocenzo VIII. Era un momento di imprese urbanistiche grandiose. Taglia il Bramante, lunga e diritta, via Giulia. Sistema via della Lungara, perché si congiungano, grazie ad un nuovo ponte, che avrebbe così raddoppiato con quello di Castello, l'accesso a San Pietro. Comincia le logge di San Damaso. Prepara il porto di Civitavecchia.
Ecco una ricostruzione del Bruschi. Progetta la Basilica Vaticana e innalza i pilastri centrali che avrebbero dovuto sorreggere la cupola, che egli pensava simile a quella del Pantheon. Ma non l'alzò lui, bensì Michelangelo, come tutti sanno, e assai diverse. La prima stanza, intanto, cui Raffaello pone mano, è quella della biblioteca di Papa Giulio, poi detta della Segnatura. Il tema degli affreschi era stato dettato a De Prescriptum Iulii Pontificis dai letterati della corte. Doveva rendere per immagini le idee platoniche del vero, del bene e del bello, cui il cristianesimo ha aggiunto il vero soprannaturale rivelato. L'Urbinate affronta per primo il più difficile, la rappresentazione del vero secondo il concetto teologico. Sotto la volta dell'Empireo, Dio Padre. Più giù, il Cristo con la Chiesa trionfante. E lo Spirito Santo. In terra, la Chiesa militante che studia e prega e può conoscere il soprannaturale per mezzo della grazia dello Spirito. Fra i santi, dottori e teologi, il duro profilo di Dante. Sacerdoti, vescovi, mistici riconoscono e adorano il Cristo nell'ostia consacrata. Fra gli arabeschi del paliotto, di sapore leonardesco, il nome del pontefice. Iu. Li. Come aveva lungamente studiato nei particolari questo affresco, detto impropriamente la disputa del sacramento, così elabora attentamente la scuola d'Atene. Nel cartone che si conserva all'Ambrosiana di Milano non v'è traccia del suo autoritratto insieme al Sodoma, nell'angolo a destra. In basso alla scalinata non c'è Eraclito, poi detto il pensieroso. E non v'è neppure la parte superiore dell'affresco. Ispirandosi agli archi della Basilica di Massenzio, solo il Bramante poteva allora concepire quella fuga di arcate che forse dipinse personalmente, certo ideò. Il pensieroso Eraclito è Michelangelo. Fu aggiunto dopo, come ha dimostrato il Redic de Campos, michelangiolesco nel disegno e nell'impostazione come l'Isaia di Sant'Agostino. L'autoritratto è quasi guancia a guancia col Sodoma. Il vecchio Euclide, chino in mezzo ai discepoli a disegnare geometria, è il Bramante. Il misterioso giovinetto è Francesco Maria della Rovere o Federico Gonzaga?
Platone a sinistra è Leonardo. All'idea del bene è dedicata la parete di fondo. La giustizia è nel tondo del soffitto. Sotto, la forza, la prudenza, la temperanza. Ai lati, Gregorio IX, con i tratti di Giulio II, riceve le decretali e Triboniano, che consegna le pandette a Giustiniano. Il tondo della poesia sovrasta naturalmente il Parnaso. Saffo, Alceo, Corinna, Anacreonte. Ennio, poi Dante, Omero cieco che detta al suo scrivano, incerta l'identificazione degli altri. Ma ecco il Sannazaro che parla con Orazio. Il taglio della finestra al centro della parete ha consentito di far salire ai due lati, come in ascesa al Sacro Monte, le figure dei poeti. Lo schema ideologico si ripete nella volta. Il vero, rappresentato dal primo moto, il vero soprannaturale da Adamo ed Eva, il bene dal giudizio di Salomone, il bello da Apollo e Marzia. Il sogno dell'umanesimo cristiano è così fermato in immagini di imperitura e bellezza. Ed entriamo nella stanza detta di Eliodoro. 3 anni era durata la fatica per affrescare quella della signatura. Qui il tema è politico in senso particolare. Vi si glorificano avvenimenti che mostrano la protezione divina alla Chiesa. Nella cacciata di Eliodoro dal Tempio, Papa Giulio volle rappresentato il castigo riservato a chi attenta ai beni della Chiesa. Egli stesso, in sedia gestatoria, par voglia assistere alla punizione del ladro travolto dal cavallo vendicatore dell'angelo. Il gran sacerdote Onia prega dinanzi all'arca dell'alleanza. La messa di Bolsena, tema raro che commemora l'intervento divino in difesa della fede. Il fatto avvenne nel 1263. Un sacerdote boemo, tormentato da dubbi, vide mentre consacrava l'ostia sanguinare. Il corporale, macchiato, si conserva ad Orvieto a memoria del miracolo da cui ebbe origine la festa del Corpus Domini. Giulio II ne era devoto. Raffaello, approfittando del fatto che la finestra non è in centro, dispone i gradini dell'altare in modo asimmetrico, così che le masse ne vengano riequilibrate. Con la liberazione di San Pietro sulla parete opposta, la luce fa il suo ingresso nella pittura italiana, preludendo al Caravaggio. Il quarto affresco, San Leone che arresta la marcia di Attila, andò a rilento perché, quando Raffaello l'aveva appena incominciato, Papa Giulio morì.
La pittura venne ripresa dopo la nomina di Giovanni dei Medici, qui così il ritratto, prima come cardinale e poi come Leone X. Il cerimoniere a cavallo con la croce è Paris de Grassis, il mazziere Andrea da Toledo, di cui il De Campos ha scoperto la tomba. Lo staffiere, il Serapica, famoso cameriere del nuovo Papa. Il gruppo di Attila e dei suoi, sia pure su disegno del maestro, venne eseguito dagli allievi, principalmente da Giulio Romano e dal Penni. Assillato da richieste che gli vengono da ogni parte d'Italia, Raffaello porta intanto a termine alcuni dipinti. Fra questi possiamo citare la Madonna detta di Foligno della Pinacoteca Vaticana, dipinta per Santa Maria in Areceli, ma poi passata alla chiesa di Sant'Anna di Foligno. La famosa Madonna Sistina di Dresda, che era destinata a San Sisto di Piacenza. L'impannata di Pitti, eseguita per Bindo Altoviti. Un ritratto del cardinale Alidosi e una testa di ignoto per il quale si è anche pensato al ritratto del Perugino. Alla visione del profeta Ezechiele, il pittore dedica un quadro di piccolo formato. Nel 1514, il ricordo persistente della pittura michelangiolesca si palesa ancora nella Cappella Chigi di Santa Maria della Pace. La composizione a festone sull'arco della cappella è purtroppo in condizioni di grave abbandono. In quello stesso anno muore il Bramante, cui Raffaello doveva tanto. Papa Leone incarica il pittore di succedergli come architetto di San Pietro e dei Sacri Palazzi. Raffaello mette così mano al terzo ordine di logge del cortile di San Damaso, completando i due ordini bramanteschi. Affida agli allievi le decorazioni della seconda loggia. Vi lavorano un po' tutti, dal Penni a Perin del Vaga, a Giovanni da Udine, del quale sono gli stucchi, ad altri minori. Egli stesso sovrintende e nei momenti liberi interviene, consiglia, corregge. Dipinge poi la Santa Cecilia destinata dal cardinal Lorenzo Pucci alla chiesa di San Giovanni in Monte di Bologna. Giovanni da Udine gli dà una mano per gli strumenti musicali. Fa il ritratto a Fedra Inghirani.
instancabile, realizza la Madonna della Seggiola e quella del pesce che si trova a Madrid. Leone X insiste perché termini le stanze. In quella ditta di Torre Borgia, Raffaello progetta quindi l'incendio di Borgo, nel quale la disposizione delle masse è completamente diversa dagli schemi precedenti. Una sapiente regia teatrale, scrive il De Campos, presiede all'equilibrio della scena, ma invano vi cerchereste l'appassionato impeto della cacciata di Eliodoro o lo sgomento mistico del miracolo di Bolsena. Qualità che dovevano esserci nei cartoni del maestro, ma che i discepoli non han saputo trasfondere nell'esecuzione dell'affresco. Mentre Giulio Romano lo conduce a termine, egli disegna gli arazzi che avrebbero dovuto adornare le pareti inferiori della Sistina. Il 15 giugno 1515, infatti, riceve 300 ducati. Come parte di pagamento dei cartoni o disegni, si mandano in Fiandra per Lipanni di razza. Questi arazzi sono stati anche chiamati il Partenone dell'Arte Nova, un'analogia azzardata anche perché, se il paragone s'ha da fare, gli affreschi delle stanze hanno ben diritto ad essere preferiti agli arazzi. È un periodo in cui Raffaello lavora quasi affannosamente a più opere insieme, di pittura come d'architettura, quasi sentisse il tempo limitato. Dopo aver dipinto il ritratto al cardinal Bibbiena, gli costruisce nell'appartamento quella loggetta che guarda ora dal cortile del maresciallo verso la facciata di San Pietro. Porta a termine una bellissima velata che somiglia troppo alla Madonna di Dresda. Accontenta Agostino Chigi, che vuole una cappella in Santa Maria del Popolo. Raffaello disegna quindi l'insieme architettonico. Ricercatezza e sfarzo, come nelle vedute del committente, mostra la cupola nella volta della quale i mosaici ricchi d'oro sono stati eseguiti su disegni di Raffaello da Luigi De Pace. Del sarcofago e della piramide che lo sovrasta non è traccia nei disegni primitivi. Sempre per il Chigi, nel 1511, in una sala del palazzetto sul Tevere detto la Farnesina, aveva dipinto il Trionfo di Galatea. Era un momento per l'artista di acceso entusiasmo per la bellezza dell'arte classica, ma risentiva ancora l'impressione prodotta in lui dalle pitture di Michelangelo, come dimostrano i tritoni, le ninfe e gli stessi amorini volanti. Ora, 1517, progetta ed affida agli allievi l'esecuzione degli affreschi nella loggia interna. Il tema di tutto il progetto decorativo è frutto di un'elaborazione della favola di Psiche, suggerita, c'è chi pensa, dall'Aretino. Nello stesso anno, 1517,
Raffaello aveva ricevuto dal duca Alfonso d'Este la commissione di un quadro raffigurante un baccanale. Non eseguì il quadro, ma il tema rientra nello stesso ambito mitologico cui appartengono questi affreschi. Si è voluta vedere la mano del Penny nelle scene del soffitto, nei pennacchi con Giove e Venere, con Mercurio in volo, con Psiche trasportata dagli Amorini, mentre l'opera di Giulio Romano, di Raffaellino del Colle e di altri allievi si è vista nei triangoli. La decorazione non rispecchia le partizioni di una volta antica, ma è tutta scandita dagli opulenti e smaglianti festoni di fiori e frutta di Giovanni da Udine che preludono a quelli del Correggio nella sala del convento di San Paolo a Parma. Il Penny, intanto, con Giulio Romano, completavano la stanza dell'incendio con la battaglia di Ostia, la vittoria navale di Leone IV contro i Saraceni. Anche qui il pontefice ha il volto caratteristico del Medici. Gli altri due affreschi, incoronazione di Carlo Magno, ma l'imperatore ai tratti di Francesco I, che ha di recente firmato un concordato, e giustificazione di Leone III, sono opere di scarso valore, nelle quali è perfino difficile riconoscere un'impostazione raffaellesca. La volta della stanza era già dipinta dal Perugino quando Raffaello vi prese a lavorare. Ma a differenza del resto, egli non la volse guastar, dice il Vasari, per la memoria sua e per l'affezione che gli portava. Seppur ancora giovane, il maestro si sente vicino alla fine. Dopo il ritratto di Leone X degli Uffizi, forse dipinto nel 1519, esegue quello della Fornarina, che la tradizione vuole da lui amata. Sembra che fosse una ragazza del popolo che abitava presso Porta Settimiana. Dal 1517, intanto, si era dedicato completamente al grande quadro della Trasfigurazione che gli era stato commissionato da Giulio de' Medici. Non riuscì a finirlo. Nello stesso giorno in cui era nato, dice l'epitaffio del Bembo, cioè un 5 o 6 aprile, morì di febbri improvvise. Era l'anno 1520. Il quadro fu posto a capo del catafalco nello studio del pittore, che venne poi sepolto al Pantheon, la cui sistemazione aveva tempo prima curata. Lasciava erede Giulio Romano. Nell'estate seguente, questi, insieme al Penny, mette mano alla sala di Costantino che Raffaello pensava di poter dipingere ad olio. Gigantesche forme in uno spazio immenso, aggrovigliarsi di cavalli e di soldati nella battaglia di Ponte Milvio sono forse tra le cose migliori di Giulio. I grandi affreschi sono terminati nel settembre del 1524.
ma Giulio Romano non si ferma. Raggiunge Mantova, dove il duca Federico l'aveva insistentemente chiamato. Mantova, per il mecenatismo e l'ambizione dei Gonzaga, era da tempo in gara come centro d'arte e di cultura con Ferrara e Urbino. Basti ricordare la celebre Camera degli Sposi, sulle pareti della quale il Mantegna aveva dipinto una cordiale rappresentazione della famiglia del Marchese Ludovico. Nel palazzo ducale, tutti i Gonzaga s'erano intesi in obbligo di mostrare il loro amore rinascimentale per l'antichità classica, così come sognavano di imitare gli antichi nelle loro imprese, ahimè, troppo spesso impari all'ambizione. Duca Federico, in rotta con la famosa madre Isabella, vuole da Giulio Romano un palazzo sontuosamente decorato nel quale allogare l'amante Isabella Boschetti. Giulio glielo costruisce e vi dipinge le sale a cominciare da quella dei cavalli. Dalla razza gonzaghesca, celebre in tutta Europa, discendono i puro sangue inglesi. Poi la sala detta di Psiche, nella quale ricorda ampiamente, in uno spazio dilatato e affollato, l'esperienza romana della loggia della Farnesina, con in più un'audacia mantegnesca di prospettive. Par quasi da alcuni dettagli che il pittore presenta la nemesi che si appressa. Nella sala dei giganti è ancor vivo il dolore della notizia del sacco di Roma del 1527. Grande maniera tramontava così e nasceva il manierismo. Amor tu mentes castico doi lumi, dei doi occhi io destrugo espace, tal che tanto ardo e che ne mara ne più. Io quel fuoco e non mi spiace.
di che vuoi.